Buongiorno a tutti! Oggi, 11 maggio, ho preparato una lezione sui numeri decimali e la loro trasformazione in frazioni. Vedete che qui abbiamo la frazione 7 fratto 10. 10, questa frazione corrisponde quindi a 7 diviso 10. Come faccio a trasformarlo in un numero decimale? Devo contare il numero degli zeri, ce n'è uno, no? Quindi un posto, virgola, viene 0,7. 109 centesimi, 9 fratto 100. Abbiamo 9 diviso 100, quindi due posti perché ci sono due zeri, 1, 2, quindi è 0,09. 4 fratto 10, abbiamo 1, 0, quindi un posto, virgola, viene 0,4. Quindi per domani ci sono questi esercizi, vedete questa serie di frazioni in base a 10, 100 e 1000 da trasformare in numeri decimali. Sotto invece ecco un altro argomento importante, il contrario, cioè trasformare i numeri decimali in frazioni. È ovviamente l'operazione opposta, quindi 1,5. Quanti zero ci possono stare in questo posto? 1, quindi sarà 15, quindi si riscrive il numero senza virgola, quindi 15 diviso, si mette l'1 e tanti zero, quanti sono i posti della virgola, diviso 10. Qui di nuovo 1, 0, 2 zeri, quindi si scrive il numero senza la virgola, 4554 diviso 100, 2 zeri. Faccio ancora con voi questo, si scrive il numero senza la virgola, fratto 1 e poi vado a mettere 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Buon lavoro, a domani!